16ª edizione del telegiornale di Argenta. Il 6 dicembre, presso il centro mercato, alle 10:30, è stato presentato il piano di comunicazione del Comune di Argenta, alla presenza del sindaco Giorgio Bellini e dell'assessore Adamo Antonellini. Oggi c'è stata la presentazione nel nuovo piano della comunicazione del Comune di Argenta per il triennio 2008-2010. Con questa giornata vogliamo semplicemente raccontare, comunicare ai nostri cittadini quello che è uno sforzo che stiamo cercando di mettere in piedi per favorire la comunicazione all'interno della comunità. Il 3 dicembre, dalle 9 alle 17, presso la Sala Giardino di Argenta, si è svolto il seminario dal titolo Ieri, Oggi e Domani, dalla riforma psichiatrica alla politica per la salute mentale. La parola che ricorre più frequentemente è integrazione e la seconda parola che ricorre più frequentemente è innovazione. Integrazione implica un coordinamento sempre più stretto fra tutti i servizi sanitari all'interno del cosiddetto sistema di cura, il che ruota intorno al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, che aggrega le unità operative di salute mentale adulti, neuropsichiatria infantile per le dipendenze patologiche. Venerdì 5 dicembre 2008, alle ore 21, presso l'Aula Magna del Centro Culturale Cappuccini, si è svolta la presentazione del libro Antologia degli Ignoti, di Eros Drusiani e Paolo Giacomoni, accompagnata da improvvisazioni musicali da parte degli stessi autori. È stato complesso poco, è stato divertente molto. È nato per caso, nel senso che per caso abbiamo cominciato a scrivere un'antologia, no, non sapevamo che era un'antologia, a scrivere una biografia di un autore che non esisteva e poi anche le opere di quell'autore. Il 19 dicembre 2008 si è svolto il convegno sui ritrovamenti archeologici degli scavi di Boccaleone di Argenta, nel quale sono state presentate le novità successive agli studi fatti sul sito archeologico. Nel mese di dicembre, l'assessore al turismo della regione Emilia-Romagna, Guido Pasi, ha presentato il suo nuovo libro intitolato Doppio Errore, un giallo politico. Il giallo è, diciamo, la mia passione principale, per cui, unita all'altra passione fondamentale che è la politica, ho cercato di coniare per il mio tempo libero come dopolavorista un genere che è quello del giallo d'azione politico, del giallo politico d'azione. Giovedì 11 dicembre alle ore 20:30 al Teatro dei Fluttuanti è stato portato in scena lo show di Natale di Aquarium e Via Garibaldi e dintorni, esibizione dei corsi offerti dalla palestra Aquarium e sfilate delle attività presenti nel centro cittadino di Argenta. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!